comprato una PlayStation 5. Dovete sapere che non ho mai avuto una PlayStation, perché da bambino non me la sentivo di chiedere ai miei genitori di comprarmi una cosa così costosa, e quindi ho sempre fatto a meno. Ma adesso che lavoro e ho uno stipendio mio, ho detto, ma sai cosa? Perché no? E quindi ho fatto questa piccola pazzia. Ma non è una PlayStation normale. Ovviamente è la Limited Edition di Spider-Man. Ma prima di farvela vedere, vi ricordo che è appena uscito il mio libro. Lo trovate su Amazon per preordinarlo, e poi lo troverete in tutte quante le librerie d'Italia dal 19 settembre. Quindi mi raccomando, Kendall a spasso nel tempo, cliccate il link qua sotto in descrizione e preordinatelo adesso. Beh, adesso è arrivato il momento di unboxare questa PlayStation, anche perché io ancora non l'ho mai vista, quindi sono molto curioso di quello che c'è dentro. Beh ragazzi, devo dire che sono abbastanza emozionato. Questa ovviamente è la PlayStation 5, come vi dicevo, di Spider-Man 2, che ancora non è uscito il gioco, però da quello che ho capito... Allora, tiriamola fuori. Da quello che ho capito ti dovrebbero dare un codice, così poi quando il gioco esce lo puoi riscattare. A me sinceramente della copia fisica non me ne frega niente, quindi mi va benissimo il codice. E adesso è arrivato il momento di unboxarla veramente per la prima volta. Che c'è sta roba? Il joystick! Oh mio Dio. Ok, aspettate. Qua c'è il joystick, lo mettiamo da parte. Vabbè, qui ci abbiamo tutti quanti i foglietti illustrativi che non mi interessano. Ecco, qua ci dovrebbe essere il codice. Va bene. È arrivato il momento di vedere il joystick. Oh! Wow! No, vabbè ragazzi, cioè, è bellissimo. Sarà che non ho mai avuto un controller della PlayStation, ma che figata. Ma poi anche la texture è stra... Wow! Wow! Sono emozionatissimo. Ok, posiamo il controller perché adesso arriva il pezzo forte. Tecnicamente qua dovrebbe esserci la PlayStation, no? Sempre ammesso che io riesca a tirarla fuori. Oh, ecco qua, ecco qua. Fermi tutti, aspettate. Oddio, la mia prima PlayStation. Ah, via sta cosa, dai. No, vediamo se riusciamo a romperla nei primi due minuti. Qua ci abbiamo i cartoni delle uova. Metto un supporto sotto e wow! Wow ragazzi! Oh mio Dio quanto è bella! È un po' impolverata, non so come mai. Però, oh mio Dio! Fermi! Aspetta, la devo poggiare. Ah, poi fatemi sapere per favore nei commenti se questa si deve mettere in verticale oppure, come ce l'hanno molti, in orizzontale, quindi così, di pancia. Secondo me è in verticale. Sì, sì, secondo me va tenuta così. Poi non lo so, eh. Ah, ma qua dietro, oddio. Qui c'è anche un altro logo di Spider-Man ed è stupenda. Ma il tasto d'accensione dov'è? Non... Vi giuro che non ho idea. E questo, no. Come cavolo si accende? Ah, ci sono dei mini tastini qua di lato. Ok, ok. Beh ragazzi, le conclusioni, è veramente bella, è veramente un capolavoro, il joystick mi piace tantissimo, il controller mi piace tantissimo, la PlayStation in sé è stupenda, sinceramente me l'aspettavo più piccola, è molto grande, e ovviamente non vedo l'ora di giocarci. Inoltre vi annuncio già che quando uscirà Spider-Man 2 voglio fare tutto quanto il walkthrough completo su questo canale, sul mio secondo canale Candy. Spero di riuscirci perché uscirà in un periodo in cui succederanno delle cose, dei cambiamenti, quindi spero veramente di avere il tempo di farlo, perché non vedo l'ora di giocarci da quando l'hanno annunciato. E voi ovviamente dovrete seguire quella serie, mi raccomando, cioè non l'ho comprata per niente sta PlayStation, no, l'ho comprata anche per voi, ce la godremo insieme. E fino ad allora starà qua a prendere polvere, perché comunque c'ho il computer, non ho bisogno di giocare ai giochi qua. Ma siccome il gioco di Spider-Man uscirà solo per la PlayStation, andava fatto ragazzi, andava fatto. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e soprattutto preordinate il mio fantastico libro su Amazon, link in descrizione, mi raccomando. Dal vostro Candy è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!